è finito da un pezzo, ma la bella venezuelana è ancora sulla cresta dell'onda, molto più della vincitrice, c'è da dirlo. La sua storia con Daniele Dal Moro aiuta, non c'è che dire. Ma è anche merito suo e del suo modo di porsi di fronte alle ingiustizie della vita. Ed è proprio questo che ha raccontato ai suoi fan durante una lunga confessione fiume. Intervista da casa Chi, la Marzoli ha parlato molto di Daniele. Non ci siamo più staccati da quando siamo usciti dal reality, ci troviamo bene. A quel punto ha raccontato di com'è andata la vicenda del GF VIP e come sia nato tutto per caso. Io sono venuta in perché volevo lavorare un po' con i social e la mia agenzia mi ha detto che per lavorare in con i social mi servivano follower italiani. Per questo la mia manager ha pensato alla TV e al Grande Fratello VIP che era già iniziato. Io ho accettato dicendole però Mava non mi prenderanno mai. Leggi anche, Orianna Marzoli contro Nikita Pellizon poi ancora, e invece sono andata a fare il provino lunedì e venerdì mi hanno detto che dovevo entrare. Riguardo Antonino Spinalvese invece ha raccontato con un po' di amaro in bocca, mi pento un po' di Antonino, mi sarei dovuta fermare un po' e conoscerlo meglio, perché mi ero fatta un'idea sbagliata. Credevo fosse in un modo e invece era in un altro. A questo punto Rihanna si è messa a raccontare di quegli istanti della finale, facendo un piccolo appunto proprio alla vincitrice, i complimenti a Nikita glieli ho fatti in diretta sul momento, ma mi sono sentita rifiutata. Appena le ho detto auguri neanche mi ha guardata e mi sono passati tutti davanti senza considerarmi. Ma non mi interessa niente. Ho anche letto tante cose che ha detto su social facendo intendere che ero maleducata. E ancora, oddio, il reality è finito, superami e volta pagina. Io non ho tempo. Volevo vincere ma non rosico della sua vittoria, ormai il reality è finito. A quel punto il giornalista di casa Chi ha detto, Orianna e Nikita fanno parte della stessa agenzia, la povera Paola Benegas faticherà nel farle incontrare. Poco dopo Nikita ha smentito tutto dicendo che non è affatto vero quello che ha raccontato Orianna. Leggi anche.